Schizzo, qui St. John. Sono al confine. Vedi qualcuno dei miei lì? No, Schizzo, non c'è nessuno. Ascolta, quanto tempo ho ancora? Tempo? E per cosa? Io so solo che sto giocando a carte con alcuni dei miei ragazzi. Due di loro dovrebbero essere di guardia adesso, ma io chiuderò un occhio. E viste le carte, direi che giocheremo tutta la notte. Quindi fino a mattina. Ricevuto. Chiudo. Restano poche munizioni. Ok. Come al solito, lo sapevo. Meglio di niente.
Ok. Servono più a me. Vediamo.
Rottame per sempre.
Dio santo, che disastro. Si arrende! Dio santo, che disastro.
fare. Devono essere qui. Prende una bella sorpresa. Buono. Ok. Non si arresta! Che non balla! Sto rallentando! Forza, è finita? Cristo santo, quel bastardo non voleva mollare. Antibiotici, devo trovare degli antibiotici, potrebbe servirmi.
Prima rimettiamo Boozer in sesto, prima ce ne andiamo. A nord, ormai è deciso. Così dovrebbe funzionare. Bene.
Ancora una taglia.
Deacon St. John, mi ricevi? Dick, sono Ricky, passo. No, non deve sapere che sono qui. Sì, Ricky, sono Dick, c'è un'interferenza, ti sento male. Dick, dove sei? Io ho bisogno di... Mi dispiace, Ricky, ma ora non ho tempo. Aspetta, è Deacon! Dietro di lui! Tu e tu, seguite la strada, non devono tornare. Ora! L'hai trovato? Perché ne resta, sì. E che cosa ne resta? Ho sentito sparare, che succede? Ti hanno aggredito i ripugnanti, ma ho sistemato tutto. Sistemato tutto? Cosa... Che mi aspettavo? Aspettavi cosa? Senti, Ricky, chi è il capo della sicurezza? Sai, me lo chiedo anch'io ogni santo giorno. Qui ho finito. Bene. Che fai da queste parti? Che cosa faccio, Dick? Eddie mi ha chiesto di chiamarti. Perché? Ehi, aspetta, no, Boozer sta bene. Non lo so, dobbiamo andare. Che è successo, Boozer? Non lo so, ma Eddie mi ha chiesto di cercarti. Ho chiesto in giro e ho scoperto che eri qui con Schizzo. Ora capisco perché. Non so di che parli, davvero. Il sito dello schianto, le medicine... Non è un segreto, Dick. Iron Mike stava negoziando con Carlos. Voleva stringere un accordo per dividere le scorte con i ripugnanti. A cazzate! Che vuoi dire? Voglio dire cazzate! Sono stato lì. Qualcuno ha saccheggiato metà del carico e tutte le tracce portano a sud. Ho passato mesi a trattare con i ripugnanti e ti garantisco che fidarsi di loro è una follia. Mi sembra di sentire Schizzo. Ti ha messo in mezzo, vero? È stato lui a dirti del sito. Sì, certo, ora sono diventato il galoppino di Schizzo. No? E allora come l'hai scoperto? Da un randaggio al campo di Copland. Non è un segreto, l'hai detto anche tu. Giusto. Comunque Schizzo cerca da mesi di scatenare una guerra con i ripugnanti. Ma per lui che sei venuto a dargli una mano. Posso chiederti una cosa? Posso impedirtelo? L'ultima volta che ti ho visto, lo scorso autunno, hai mandato al diavolo Iron Mike perché non voleva pagare per i tuoi superstiti. Non è andata esattamente così. Invece sì, me lo ricordo bene. Mike ha detto che gli sembrava un traffico di schiavi. Ok, senti, non abbiamo mai obbligato nessuno a venire. E Tucker? Vale anche per lei? Non lo so. Quando incontri un sopravvissuto... che soffre la fame nell'incubo, non dorme da giorni e si trascina senza la forza di scappare da uomini come te, non pensi che forse non abbia altra scelta? Eppure alla fine lo porti a Hot Springs e ti metti in tasca qualche credito. C'è sempre un'alternativa, Deacon. Credi sia semplice per noi accogliere chi non può lavorare e dare il suo contributo? Ma per fortuna tua e nostra, Iron Mike non è come te. William! William, se riesci a sentirmi, devi fermarti subito! Eddie, che succede? Boozer! Ehi, tienilo fermo! Che diavolo fai? Ascolta, che stai facendo? Ascolta, dobbiamo farlo ora, non c'è tempo da perdere! Ma fare cosa? No! Non provare! Oh. Non tagliarlo! No, no! Dick. No, non puoi! Assolutamente non puoi, Dick, fargli questo! Stammi a sentire! Gli antibiotici gli salveranno la vita, ma per il braccio non c'è assolutamente nulla da fare. Quindi ascoltami, ho bisogno che tu mi dia una mano. Oppure puoi restare a guardare il tuo amico morire. Va bene. Lo stiamo perdendo! Lontana! Dicami. D'accordo. D'accordo, va bene.
Dei amico. Ehi, bello. Coraggio, adesso tu cerca di stare tienilo, con me. Tienilo, Joe. Ok? Tienilo. Dick. Ok. Dick. Tienilo ancora. Ok. Ah! Oh, mio Dio, lo stiamo perdendo. No, perde troppo sangue, devi fermarti, perde troppo sangue. Mi serve la garza. Musa, dai, non resisti. Tienilo. Andrà tutto bene, dove devo tenerlo? Basta che tu lo tenga fermo, non agitarti. Tienilo fermo, dico. Ah. Ehi, te la sei cavata bene. Ai tempi del liceo ho pensato, devo fare l'ingegnere meccanico o forse il chirurgo. Avrei dovuto fare il medico. E tu? Ehi, ok. Oggi hai salvato la vita al tuo amico. Dubito che lui la veda così. Beh, alla fine lo capirà. Devo andare ad attaccargli la flebo. Non so da dove arrivi questa roba e non voglio neanche saperlo. Ma salverà parecchie vite, dico a St. John. Moltissime vite. Vado ad aiutare Eddie. Mike, cerca di stare calmo, ok? Deacon! Esci fuori! So cosa hai fatto! Non potevo lasciarlo morire. Mike, lascia perdere, è andata. Questo lo so, dannazione! Boozer ce la farà? Non lo so. Ma i ripugnanti ti hanno visto e ti hanno seguito. Quando Carlos verrà a saperlo, si scatenerà un cazzo d'inferno. Carlos può andare a farsi fottere! Tu stai giocando con le vite degli altri! Spero tu te ne renda conto. Hai fatto la cosa giusta. Mike, aspetta!
Ciao. Ehi, Blair, come stai? Ok. Un bel passo avanti. Sì, niente male. Dovrebbe andare. Ok. Ci vediamo in giro. Come butta, amico? Ehi là. Wow, perderò il conto. Solo una? Non ho altro. Una. Ok. Sì, d'accordo. D'accordo, ci si vede. Ehi, Dick. Cerco solo una cosa. Ok, ci penso io. Sarò qui se hai bisogno. Ok. Che si dice? Mi riposo solo un attimo.
Si torna in azione. Aspetta, ti apro. Ok. Lost Lake a Deacon St. John. Ci sei? Sì, Ricky, che c'è? Iron Mike dice che saresti anche disponibile ad aiutarci con le missioni per il campo, ma che ti rifiuti di lavorare per schizzo. Sì, qualcosa del genere. Beh, ti capisco. Comunque la tua referente sono io, quindi passa dall'officina. Qui abbiamo un incarico per te. Ok, va bene. A dopo. Eddie, ci sei? Dico St. John all'infermeria di Lost Lake, rispondete. Dick! Ehi! Mi sento ancora scombussolato, non sai com'è. Tu stai bene? Che succede? Boozer, ehi! Niente, solo che... Devo cercare di ascoltare Radio Free Oregon, sai, le stronzate complottiste. Brian, ho raggiunto un radiofaro. Dimmi quale. Come quale? Questa radio della Nero ha il GPS, no? Sì, ma certo, sì. Ok, è quello di Holland Falls. Ottimo. Occhi aperti, arriverà una squadra operativa. O'Brien, chiudo. O'Brien? Porca troia. O'Brien, rispondi. I tuoi amici sono qui. O'Brien? Te l'ho detto, non sono miei amici. Ok, prosegui a piedi. Sì, lo so. Che vuoi che faccia? Devo piazzare uno dei vostri dispositivi. No, questa volta no. Li sto già tracciando. Segui la ricercatrice. È lì per studiare un soggetto infetto. Un furioso rilevato in una grotta della zona. Grotta? Dovrei seguire una squadra di soldati della Nero armati in una caverna. Resta vicino a quella donna. Fin quando sei a portata posso intercettare i suoi dati. O'Brien? Sto ancora cercando notizie, fare domande. Allora perché continuo a parlare con te? Passo e chiudo. Squadra, rapporto. Niente da riferire. Siamo a posto. Qui tutto bene. Tutto pronto? Sì, il perimetro è isolato. Quando abbiamo sorvolato Farewell, c'erano furiosi a perdita d'occhio. Sì, sono diverse vicine. Mi faccia sapere se ha bisogno di qualcosa. Non troppo, credo. Doc sa il fatto suo. Non era neanche il mio turno. Non dovrei essere qui. Va a protestare al comando. Ti sembra una del comando? Qui fuori si gela. Controlla la temperatura della tuta. Saremo al sicuro prima che faccia buio.
Ma perché ti lamenti sempre? Qualcun altro l'ha sentito? I curiosi stanno per uscire. So che ore sono, grazie. Presto sarà buio. Resta vicino a quella donna, vero, sì. Brian? Non l'ho mai capito. Più cosa? Facile a dirsi. Questa storia degli stadi, 1, 2, 3. Ovvero? Insomma, il virus è sempre lo stesso. No, la questione è più complessa. Ora lasciami. Ok. Lo so, sono un soldato. Ma prima della grande furia ero iscritto a biologia. Qualcosa ne capisco. Ah, sì? Si fidi. Ok. Beh, non ne siamo certi, ma le analisi del sangue indicano, lasciano supporre che il virus si diffonda nel sistema linfatico, riproducendosi e attaccando le cellule con esiti catastrofici. Attaccando? Più precisamente, riportando allo stato attivo una serie di proto-oncogeni latenti. Cosa diavolo sta facendo? Guardalo, guarda tutti loro. Ti sembra forse un cancro? Una forma aggressiva? No, 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 è qualcosa di molto peggio. Che intendi? Il virus ha uno scopo. I furiosi presentano queste caratteristiche perché il virus li vuole così. Ma che dici? Sto dicendo... Dio mio, che sto dicendo? Terrorismo. Qualcuno ha scatenato l'epidemia. Non lo so. Ah, quindi? È finito? Sì, ok, direi che è ora di filare. Brian, rispondi. Ho raccolto i dati. Appena ricevuto. Grazie, randagio. Di cosa parlo, Brian? Ha detto qualcosa riguardo a un virus o quello che è agli effetti che produce. Voglio sapere cosa sta succedendo, Brian. Perché sono qui? Cosa sperano di ottenere? Oh, Brian! Ok. Ti tengo aggiornato. Passo e chiudo. Ok, questa storia comincia a seccarmi. Eddie, ci sei? Dico St. John all'infermeria di Lost Lake, rispondete. Dick! Ehi! Ah, mi sento ancora scombussolato, sai com'è. Dove stai bene? Che succede? Boozer, ehi! Niente, solo che... mi ero stancato di ascoltare Radio Free Oregon, sai, quelle stronzate complottiste hanno preso a piccole dosi. Dick, Eddie mi ha detto tutto. Sarei morto senza di te. E che hai trovato quell'anti, che cazzo ne so, e... Boozer, io... Deve essere stato divertente. Tenermi giù mentre lei mi faceva a pezzi. Ti ricordi di Jack? Come tagliava quel tacchino l'ultima volta che abbiamo mangiato tutti insieme. E schizzava via di continuo giù dal tavolo. Sì, Boozer, me lo ricordo. Ma lo sento ancora, sai... Il coltello, peggio dei ripugnanti.
Se tu non fossi stato lì a tenermi giù, non so cosa sarebbe successo, Dick. Lo so. Ormai è fatto, Bruce. È tutto finito. Dick, scusa, mi sento ancora frastornato. Sì, senti, Eddie mi ammazza se scopre che sei in piedi a cazzeggiare. Senti, ora la Branda mi chiama. Qui Lost Lake, passo e chiudo. Ascolta, Boozer. Boozer. Merda. Deacon, ci sei? Sì, Ricky, che c'è? Volevo solo dirti che mi spiace per quanto accaduto a Boozer. Beh, mai quanto dispiace a lui. Guarda, Eddie voleva dirti che se non le avessi portato il coltello di Liston, Boozer sarebbe stato anche peggio. Beh, certo. Così hai potuto affettarlo più facilmente. Ad ogni modo spero... speriamo che ce la faccia. È anche mio amico, sai. Ehi, ascolta. Grazie per averci portato al campo, Ricky. Ora devo andare. Chiudo.
corrente saltata, ovvio. Eccolo qui. Fammi indovinare, è a secco, sì, ovvio. Perfetto. A posto. Sì. Questo è un presidio. Cazzo, questo le tirerà verso di me. Sotto la giurisdizione federale. Qui vige la legge marziale. Merda. È proibito opporre resistenza alle forze di sicurezza locali e della Nero. Procedete in fila rispettando gli ordini. Spareremo a chi proverà ad aggirare le barricate. Spareremo a chi tenterà di interferire con gli agenti della Nero. Non forneremo preavviso. Rispettate le aree indicate. Chi ha un veicolo resti a bordo. Chi viaggia in gruppo tenga uniti i suoi membri. Gli agenti d'assistenza medica può richiedere una scheda gialla alla zona di quarantena anticontaminazione. Ok, vediamo che cosa c'è qui. Come usarti? Le forze di sicurezza locali. Nero, procedete in fila rispettando gli ordini. Spareremo a chi proverà ad aggirare le barricate. Spareremo a chi tenterà di interferire con gli agenti della Nero. Non forneremo preavviso. Rispettate le aree indicate. Chi ha un veicolo resti a bordo. Chi viaggia in gruppo tenga uniti i suoi membri. Gli agenti d'assistenza medica può richiedere una scheda gialla alla zona di quarantena anticontaminazione. Il personale proverà
Lì, lì. Abbiamo visita al cancello. È un randagio, non vogliamo guai. Ehi. Ehi, come va? Una. Non ho altro oggi. Ciao. Ehi. Ehi là, come andiamo? Ok. Ehi, torna presto, ok? Serve niente? Do un'occhiata. Merda, ti serve un po' di carburante. Una messa a punto non guasta. Cosa posso offrirti? Pronto? Terra chiama Deacon.
Sì, certo. Fammi sapere se hai bisogno. Ehi, Dick. Ehi, Ricky, hai un lavoro per me? Ciao, Dick. Sì, ricordi Shane Riley? Lo chiamavano tutti Red. Red Riley? Mai sentito. Ma indovino, è rosso di capelli. Cosa? No, no, era per gli stivali. Aveva un paio di scarponi in pelle di serpente tinti di un rosso orrendo. Una vera merda. Immagino. Lavorava per noi tempo fa, finché un giorno ha deciso che i nostri crediti non gli bastavano e ha ammazzato Lindsay Fuller senza tante storie. Chi? Lindsay. Era alle scorte prima di Blair. Aspetta, cosa? Ha ucciso una donna disarmata? No, era armata. Ma non si aspettava un proiettile in fronte. E senti questa. Red l'ha ammazzata, ha ripulito il capanno delle scorte ed è scappato senza lasciare nessuna traccia. Era un figlio di Lurida. Almeno finora. L'hanno visto con i suoi uomini a Camp Pioneer. Non devi neanche chiedere. Non sopporto che... Uccide le donne disarmate, lo so. Sapevo che avresti accettato. Già, comunque, ripeto, ci penso io... Che altro puoi dirmi di lui? Non molto. Ah, aspetta. Mastica tabacco. È talmente ossessionato che raccoglie i mozziconi, estrae il tabacco e se lo ficca in bocca. Che schifo. Beh, ora ho due ragioni per farlo fuori. Sì, ma sta attento, Dick.
Ehi, Ricky, sono a Camp Pioneer e sembra una Cristo di zona di guerra. Che succede? C'è qualcuno dei nostri lì? No, non credo. Sembra si stiano liberando dei furiosi. Non preoccuparti, lo troverò, Deacon, chiudo. Ok. Perfetto. Furiosi! Era l'ultima.
Ehi. Buonanotte. Merda, furiosi! Altre taglie. Centro. Ok, è andato. Andiamo, andiamo, andiamo! Randazzo! Tra questi arbusti! Che fare con quella? Non ha niente! Ricarico! Sto figlio di puttana! Lancia una molotov! Sono quasi a sto ripiegando, coprimi! A terra! Mi ha sparato! Facciamolo fuori!
stronza ha avuto quello che si meritava. Se ne stava lì a fare commenti ad alta voce su di me. Avrebbe dovuto saperlo. Nessuno può offendermi in quel modo. E le avevo anche detto di chiudere il becco, o le avrei piccato un proiettile in testa. E mi ha ascoltato? No, perché nessuno mi ascolta mai. Ma ora mi sentirà. Nessuno manca di rispetto a Red Riley senza pagarne le conseguenze. No, signore. Beh, lei di certo non mi sentirà più, visto quel poco che è rimasto della sua testa. Furioso! Eccoti qui. D'accordo, Red. Dove cazzo sei? Larve, bene. Uccidono le larve. Ok, che roba è? Ok, sì, sì. Mozziconi di sigaretta, sì. Orme di stivali. Furiosi del cazzo! Il tipo di orme lasciata da quegli eleganti stivali da cowboy. Ok, non molti. Arrivano! Vado di paro! Sputa il tabacco. Hai dei segni, sgustoso pezzo di merda. Altre orme di stivali, sì, di qua. Altre orme di stivale.
Va bene, sta pisciando, Gesù. Quando ti scappa, ti scappa. Diavolo, ti sei nascosto, Red. Deve essere qui intorno. Ho visto qualcosa. Cosa? Un cecchino! Arrivano! Non ti muovi, eh? È rintanato! Avanziamo! Che diavolo è tu? Ehi, pronto, ti vediamo! Portiamolo!
Ah!
Che cosa ti sei perso? Non lo sapevo. Sei in un capanno, no? Coraggio, Red. Vieni fuori. Che ti fai qui, randagio? Hai fatto tutta questa strada per morire! Eccolo. Posso aggiustarla? Bene.
precedenti! Che te ne pare, stronzo? Eh? Scommetto che non attaccherai più nessuno. Questa posso venderla. Forse è meglio dare un'occhiata. Thank you.
Ma non è ridotta troppo male. Ehi, Ricky, l'ho sistemato. Dico, ah, che sollievo. Lindsay aveva alcuni amici. Li avviserò io. Sì, d'accordo. Alla prossima, Ricky. Ehi, Dick. Do un'occhiata, ti spiace? La tua moto ciuccia parecchio. Facciamo il pieno? Ok, ci penso io. Sì, certo. Ti serve carburante? A presto, allora. Ok. Come butta, amico? Che succede? Bene, bel bottino. Ah, è tutto? Ehi, ciao. Ehi, Blair, come stai? D'accordo. Cerchi qualcosa in particolare? Ok. Ecco qui. Sì, ottimo. Sì. Alla prossima. Ero al lavoro. Il mio ultimo giorno. Passato dietro il bancone più piccolo che c'era. Io lavoravo alla protezione animali. In un canile non lontano da Sisters. Avevamo un centinaio di cani. Ma alcuni avevano padroni che tornavano a trovarli di tanto in tanto. Un giorno uno dei ragazzi porta una collie malata. Era bellissima.